vita e che da un po' di tempo a questa parte ha preso a tirarli in una maniera stranissima. Oggi si usa il termine a cucchiaio, all'epoca ci si limitava a parlare di pallonetto o colpo sotto. È il rigore che regala il titolo alla Cecoslovacchia. Sono io il padre di questo tipo di rigore. Purtroppo una cosa così non si poteva brevettare, altrimenti l'avrei fatto. Come nacque? A forza di allenarmi con il nostro portiere, qui al Bohemians. Alla fine di ogni allenamento io calciavo e lui provava a parare. Si scommetteva, una cioccolata, una birra. Dopo un po' mi accorsi che il mio portafogli era sempre più leggero. Vinceva sempre lui, insomma. A forza di perdere ho pensato di cambiare modo di calciare. Vedendo che il portiere prima o poi si tuffava sempre, provai a ritardare fino all'ultimo il tiro. Dovevo colpire il pallone sotto con delicatezza, senza dare potenza. Doveva venire fuori una sorta di pallonetto e il portiere, già in volo, non avrebbe potuto far nulla. Se invece avessi tirato di potenza, il portiere una possibilità di respingere l'avrebbe sempre avuta. Sono orgoglioso di averci provato per primo. Peccato solo, ripeto, non averlo brevettato il rigore a cucchiaio. Un epilogo incredibile, ma in fondo in linea con la trama di